Buongiorno ragazzi, bentornati nel nostro canale e bentornati nei polverosi archivi segreti, che segreti non sono, di George Martin. Per chi fosse nuovo del canale, che magari è arrivato dopo la seconda stagione di House of the Dragon, noi qui abbiamo questa serie di video in cui andiamo ad analizzare nel dettaglio, in mancanza di libri nuovi, I i libri libri vecchi, vecchi. ma ancora più vecchi, perché sono i manoscritti precedenti alla pubblicazione dei libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che andiamo a vedere grazie a gente su Reddit per cercare differenze con la versione pubblicata, dettagli cancellati, magari cose interessanti. Perché sempre per chi si fosse collegato solo oggi ai nostri teleschermi, per dirla proprio alla Mike, buongiorno. C'è questo archivio alla Cushing Library che in realtà è pubblico, non c'è nulla di segreto, è solo che la gente ha scoperto adesso che c'era questo archivio con tutte quante le copie, le bozze non ufficiali scartate di Martin per quanto riguarda tutti quanti gli altri libri. Quindi analizzare queste bozze, questi primi lavori preparatori per i vari libri della saga ci permette di scoprire indizi non tanto sul futuro, sulle intenzioni di Martin, quanto più o meno sul processo creativo che ha portato Martin a determinate scelte nel draft finale delle cronache. Noi, prima di iniziare, vi invitiamo comunque a recuperare il link che avete in descrizione perché c'è il subreddit con i post di G-Steph, che è questo eroe della community che per primo si è andato a intrufolare nella Cushing Library e andare a prendere i manoscritti segreti, analizzarli alla luce di una torcia. Non è vero, però insomma. Quasi, Seguite quasi. i suoi post perché è praticamente da lui che prendiamo queste informazioni. Fatto un lavoro enorme, soprattutto per quanto riguarda poi il confrontare i libri pubblicati con quelli che sono solo delle bozze, e di fatto ha animato le discussioni della community negli ultimi anni, perché ha scoperto un sacco di chicche. I draft di A Game of Thrones, quindi il primo libro, l'abbiamo già analizzato in un precedente video. Oggi ci concentriamo sulle bozze del 1997 di Scontro di Re, quindi il secondo volume, che contiene alcune chicche interessanti, solo che purtroppo questo draft copre solo la prima metà del libro, e diciamo purtroppo perché nella parte finale di Scontro di Re c'è quel capitolo incredibile di Daenerys con tutte le visioni nella Casa degli Eterni, e avere una versione non corretta di Martin potrebbe essere interessante, perché lì sì, ci potrebbero essere anche dei riferimenti a cose future, però nonostante ciò le cose fighe ci sono. E dobbiamo per forza di cose tornare a parlare di un argomento di cui abbiamo parlato spesso e volentieri in realtà sul canale perché è un qualcosa di estremamente magico e misterioso, ovvero le candele di vetro che diventano protagoniste di una certa scelta narrativa in questo draft precedente alla pubblicazione finale di Scontro di Re. Nella lore definitiva, noi sappiamo che esistono queste candele di vetro e nella cittadella, quelli che conseguono la laurea sostanzialmente, alla fine del loro percorso di studi devono trascorrere una notte insieme a una candela di vetro nel tentativo vano di accenderla, questa candela nera di ossidiana che dovrebbe produrre una fiamma magica. Solo che questi sono degli artefatti magici molto antichi che ormai da un sacco di tempo hanno smesso di funzionare, quindi accenderli è impossibile. E questo rito serve a ricordare ai nuovi maestri che, nonostante tutte le conoscenze acquisite alla cittadella, ci sarà sempre qualcosa che sfuggirà alla loro mente, qualcosa che non riusciranno a fare. Solo che inizialmente, nei piani appunto originali di Martin, queste candele di vetro dovevano essere proprio un simbolo dell'ordine dei maestri, praticamente al pari della loro collana, della loro catena, e ogni membro dell'ordine doveva avere la sua candela nel suo studio, in modo tale da poter ripetere quotidianamente questo rito. E scopriamo proprio questo dettaglio nel prologo del libro, in cui il POV è quello di Maestro Cressen, che è il maestro di Stannis a Roccia del Drago, è protagonista di uno dei prologhi più lunghi mai esistiti nella storia dell'umanità, nella stesura definitiva del libro, e lui racconta di come ogni mattina cerca effettivamente di accendere questa candela inutilmente e di come a un certo punto proprio quel rito servisse per mantenerlo umile. Ma un giorno la candela si accende improvviso, producendo la sua fiamma magica e non si è più spenta.
perché non è una candela normale, non si consuma mai, la sua luce è più brillante delle normali candele, è incolore, non tremola mai, neanche al vento, e questo è evento eccezionale, non ha reso Crescent mago, non è che ha detto ah, sono riuscito a fare una cosa incredibile. No, si è cacato addosso. Si è spaventato, perché lo interpreta come un presagio negativo, come l'avviso di un qualcosa di male che sta per arrivare su Westeros, su tutto il mondo, di conseguenza inizia a vedere solo cose negative all'orizzonte. Poi scopriamo sempre in questa occasione come l'accensione della candela di ossidiana sia stata in concomitanza con la comparsa sui cieli di Planetos della cometa rossa e quindi della ricomparsa dei draghi nel mondo. E inoltre, durante il confronto finale con Melisandre di Cressen, Cressen intuisce per l'appunto che la strega rossa sappia cosa c'è dietro l'accensione di queste candele, quello che potrebbe essere un maxi piano incredibile per la fine del mondo. A questo punto pensa Cressen. Comunque il mistero delle candele in realtà non si ferma qui al prologo, ma continua probabilmente per tutto il libro, e abbiamo altri dati nei capitoli di Tyrion. In un primo capitolo lui si limita a notare una candela di vetro accesa quando entra nelle stanze del Gran Maestro Paisel, solo che lui è lì per fare altre cose, quindi nota la candela, ma non fa in tempo a ispezionarla meglio di uscire dalle stanze. Poi, successivamente, quando Tyrion fa la sua imboscata a Paisel e lo scopre a letto con una prostituta, Paisel, chiedendo pietà e perdono a Tyrion, gli dice che deve lasciarlo andare. Mio lord, ti prego, lasciami andare, il mondo è in pericolo, devo tornare a vecchia città per il conclave. E quella del conclave è una sottotrama che in maniera sotterranea si ritrova anche in altri capitoli ritrovati da Gistef, per esempio nel POV di Tyrion, che quando ritorna a Pyke cerca il maestro del suo castello ma non lo trova, perché è tornato alla cittadella per sistemare degli affari da maestri. Stessa cosa che succede in un capitolo di Bran in cui un membro di casa Tallheart si lamenta del fatto che, tra le altre cose di cui si lamenta, si è rimasto senza maestro, perché il maestro ha preso tutto e se n'è andato a vecchia città per affari suoi. Quindi abbiamo questa situazione in cui tutti quanti i maestri in tutta Westeros prendono e se ne ritornano a casetta loro per partecipare a questo strano conclave, molto probabilmente perché le candele di ossidiana si sono accese. E come sappiamo, i maestri di base sono contrari alla magia, secondo alcune teorie avrebbero anche un ruolo nella morte degli ultimi draghi, anch'essi collegati alla magia, alla sua intensità. Di conseguenza possiamo pensare che l'accensione delle candele possa aver messo sull'allarme i maestri circa il ritorno della magia, magari il ritorno dei draghi, o forse stanno a significare l'arrivo di un qualcosa di ancora più grave e pericoloso, e per questo stanno cercando di capirci qualcosa in questo conclave nazionale. Però di questa trama delle candele accese, delle candele come simbolo dei maestri che si riuniscono a conclave, nella stesura definitiva del libro non c'è rimasto praticamente nulla. C'è rimasta una menzione alla faccenda delle candele di vetro solo in un discorso che fa Xaron Xoandaxos a Daenerys, quando racconta la serie di cose strane che stanno accadendo da quando sono ritornati i draghi, da quando c'è la cometa rossa. Quindi ok, c'è solo questa piccola menzione, ho detto malissimo Xaron Xoandaxos, me ne rendo conto, ma è uno show di lingua. Non sappiamo perché Martin abbia tolto tutta questa sottotrama dedicata ai maestri, però possiamo forse immaginarlo. Perché da un lato il secondo libro è già bello lungo, ma soprattutto denso di eventi, quindi aggiungere una cospirazione che riguarda i maestri, che riguarda anche l'arrivo, o meglio il ritorno della magia nel mondo, forse era un po' troppo per un libro solo. Poi il fatto che i maestri se ne vadano dai loro castelli nel bel mezzo della guerra dei cinque re, cioè la maggior parte di loro non sa leggere e scrivere e questi prendono e se ne vanno, tutti i lord del mondo si riuniscono e li vanno ad ammazzare lì nella cittadella dopo questo, quindi sarebbe un pochettino strano vedere i maestri abbandonare il loro posto a questo punto, sarebbe anche pericoloso viaggiare. Sì, per loro più di tutti. Sì, non maestri, è che sono guerrieri, cioè sono laureati, questo sono. Comunque, lasciamo da parte i maestri per un attimo, parliamo di altre differenze trovate da Gistef, e abbiamo accennato un po' a Daenerys e Eckhart con Xaro, Xoan, mannaggia a lui, alla madre che le ha dato questo nome soprattutto, sì.
Però proprio mentre a Kart, Daenerys, nella versione definitiva di Scontro di Re, riceve la visita di un uomo delle Isole dell'Estate, che è il capitano della nave Vento di Cannella, ed è anche un personaggio che poi ritornerà più in là nei capitoli di Sam, ma in questo caso è importante perché dà una notizia importante a Daenerys, quella della morte di Re Robert Baratheon. Questa notizia, nella versione del 97, gli era data a Daenerys Daryon Aris, che compare con 47 libri di anticipo, praticamente. Uno. 47 fa più figo. Magari Martin avesse scritto 47 libri. Magari per davvero, insomma. Daryon Aris qui comparirebbe un pochettino prima rispetto alla versione pubblicata che noi tutti abbiamo. E forse è meglio che ci sia stato questo cambiamento, perché l'entrata in scena di Dario, che pur di mettersi al servizio di Daenerys, si rivolta con tutti quanti gli altri colleghi mercenari, con le loro teste tagliate, si presenta a Daenerys, ha sicuramente un impatto maggiore rispetto a Daryon Aris, che emerge e dice: ma è morto Robert! Buongiorno, sono Daryon Aris. Voglio comunicarle che Robert Baratheon è morto. Adesso può diventare l'amore della mia vita? O la barba blu. O la barba blu. Comunque, un altro dettaglio curioso, ma un po' più piccolo, sempre, che troviamo tra le varie differenze, c'è in un dialogo tra Jon Snow e il suo Lord Comandante, Jorah Mormont, perché ad un certo punto Jon Snow ci tiene a precisare di essere il figlio maggiore di Ned Stark, maggiore quindi anche di Robert. E questo va a rompere tutta la copertura che in realtà nei libri definitivi Jon ha, perché se vai ad escludere che Rob è il maggiore, quindi secondo la storia ufficiale Ned concepisce Rob con Catelyn, poi parte in guerra e poi ha questo figlio bastardo mentre è in guerra durante la ribellione di Robert, tu vai proprio a cancellare la copertura di Jon come in realtà figlio della sorella di Ned, Lyanna, e quindi tutto diventa più palese. C'ha tipo le frecce al neon addosso Jon, perché dicono: non sono figlio di Ned, ma sono figlio di un Targaryen pazzo. Diciamo che questo è stato un errore di Martin, che poi quando ha rivisto il manoscritto l'ha corretto subito, oppure voleva essere un altro indizio per farci capire che Ned non era il vero padre di Jon, però troppo palese. Pochettino troppo palese, perché pochettino. Poi, cioè, Ned è stato questo genio incredibile che si è inventato la storia con cui ha coperto la vera identità di Jon, e poi no, lui è il maggiore, ma come? Com'è possibile? Perché ricordiamoci che Ned Stark non è stupido, abbiamo fatto tutto un video dedicato a sta cosa. E forse nel 97 era un po' più stupido. Forse sì. Oppure Jon doveva essere suo figlio, nel senso che la stava partorendo lui. Quindi era già nel suo utero. Tra l'altro, ricordiamoci che Ned Stark nei primi draft era sboccato pure, quindi capace pure che era pure più stupido. Insultava tutti. Chi può dirlo? Vabbè, chissà. Vabbè. Poi ci sono altre piccole differenze qua e là, tipo il drago di Daenerys, Rhaegal, si doveva chiamare Rhaegor, cioè si era chiamato Rhaegor per un po'. C'era questo piccolo cambiamento di nome. Ci sono altri inezi, in realtà altri piccoli cambiamenti dalla stesura del 97 a quella definitiva, ma a questo punto, se volete tutti quanti i piccoli dettagli, link in descrizione, recuperate tutto quanto il report di GSTEF. Queste erano però le differenze più importanti, quelle degne di nota e che magari vi potevano interessare. Se questo video vi è piaciuto, fatecelo sapere con like e commenti, così magari il terzo video di questa miniserie nella serie dell'archivio lo pubblichiamo a breve, dato che riguarderà l'ultimo libro che ci riguarda, quindi Tempesta di Spade, perché del quarto abbiamo già parlato, sì. E del quinto i draft sono diventati secretati, perché evidentemente lì qualche spoiler poteva essere. Perché Martin a quanto pare ha scritto troppo di quello che avviene dopo, però tanto Martin morirà, noi non vedremo The Winds of Winter né A Dream of Spring, e tutti quei draft saranno la nostra droga quando finalmente lui sarà morto fra 15, 20, 30, e 50 anni. Desecretati dal governo. Per forza, scopriremo che lì ci sono le prove dell'invasione Yunkai. Che George Martin è stato lui ad uccidere JFK, sì, l'ha sì, scritto sì. In quei draft. Sì, sì, esattamente, proprio lui. Ah, questo è tutto, abbiamo detto anche le solite cazzate di fine video. Ha ucciso JFK tramite un cadavere rianimato controllato con un macchinario mentale. Questo era il suo quarto racconto dei Corpse Handler. Chi non sa di che cosa stiamo parlando, recuperate la serie di Lucio sui Mille Mondi, che sono i racconti fantascientifici di Martin. Pieni di necrofilia. Bene.
Andate in descrizione per diventare Patreon e diventare Guardiani della Notte, come Jon Snow che è sulla mia maglietta di Pampling, l'altro sponsor, li ho uniti, hai visto? È bellissimo, col codice sconto Stannis, avete 20% di cashback e un paio di calzi in omaggio su ogni vostro acquisto che farete in questo store con magliette come le nostre, perché oggi sì. Tanto entrambi lupo bianco. Sì, entrambi lupo bianco. Diversi, ma stesso nome. Entrambi magliette di Elric di Mandy Bonnet. Ok, benissimo. Valardo Eris, ragazzi, un saluto a Eric che si è inventato una roba, l'hanno copiata 7 volte. Guarda, meno male, un cacato. Cioè, no, Eric, Michael Moorcock. Che cacatone di... Moorcock. Lo dirò, è un cacatone di libro, mi dispiace, non mi sta piacendo.